Allora, noi siamo in scena qui al Teatro San Babila di Milano, abbiamo debuttato ieri con un grande successo e questa Medea, la Medea di Anuja, è una Medea molto particolare perché praticamente costruisce, mette al centro della storia diciamo i personaggi principali della Medea del mito, della Medea di Euripide. La Medea è stata riscritta tantissime volte, è un personaggio che ha vissuto in drammaturgia, in poesia, in letteratura, cioè hanno scritto di Medea da Yourcenar, Kleist, cioè, oltre ovviamente alle Medee più famose, chiaramente che sono quelle di Euripide e di Seneca. La Medea di Anuja trova la sua grandissima modernità nell'incentrare, diciamo, la storia sui personaggi principali, cioè Medea, Giasone, Creonte, la nutrice e la guardia, che è un piccolo ma importante personaggio appunto in questa Medea. La grandissima modernità nasce dal linguaggio e riesce a introdurre a noi dà al pubblico la sensazione di assistere ad una storia che potrebbe ambientarsi oggi, anche se è ambientato ai tempi dell'antica Grecia. La modernità è nel come affronta la storia, questa storia d'amore dall'esito tragico tra Medea e Giasone, nella maniera, appunto, e parlo di linguaggio, di drammaturgia, che è una maniera che permette al testo e allo spettacolo di arrivare a tutti. È uno spettacolo, per esempio, che piace moltissimo anche ai giovani. La grande modernità nasce proprio dalla drammaturgia, cioè dal testo di Anuja. E questo è la cosa che principalmente mi ha attratto, diciamo, in questo progetto di Medea. I personaggi.